Un impianto sportivo completamente riqualificato, attività a prezzi popolari. Il campo di calcio costa 22 euro l'ora, il palazzetto dove si gioca a basket, a volley e si pattina si affitta per 16 euro l'ora, anche grazie al contributo del comune, 30.000 euro l'anno. È dedicato a Francesco Capocasale, centrocampista di Juve e Bari negli anni 30 e 40. Questo impianto nel quartiere San Girolamo è proprio il Bari, con altre società pugliesi, viene qui a giocare con le sue squadre giovanili, eppure fino al 2011 Capocasale era un luogo abbandonato, poi il comune fece un bando che rischiava però di andare deserto. Fino a 10 anni fa qui assolutamente non c'era niente. Noi abbiamo partecipato a un bando dove non si era presentato nessuno. E l'unica ciliegina sulla torta che c'era era stato ristrutturato questo campo di calcio. San Girolamo, quartiere difficile, si giocava a pallone quella mattina dell'11 gennaio 2015, quando al campo sportivo si udirono nettamente i colpi di Kalashnikov che pochi metri più in là uccidevano Nicola Lorusso. Qual è il vostro rapporto con il quartiere? Il quartiere si è mobilitato perché hanno visto il miracolo che avevamo realizzato qui, e siccome la Pineta sino a qualche mese fa versava in uno stato estremamente pietoso, hanno raccolto in un lasso di tempo estremamente breve 5.000 firme chiedendo al comune di Bari che la Pineta fosse data in gestione all'Unione Italiana Sport per Tutti. Mentre si gioca a calcio al palazzetto ci si allena per grandi obiettivi. Sono un atleta della nazionale italiana dal 2014, ho partecipato l'anno scorso ai campionati europei e mi sono classificato settimo. Quindi è una struttura d'eccellenza? Sì, è molto una bella struttura, abbastanza grande, la pavimentazione è adatta per le gare che comunque dobbiamo affrontare durante l'anno. 4 ore a livello europeo, le prime convocazioni mondiali, quindi è stato un talento, possiamo dire, che però è stato accompagnato da un duro lavoro sia da parte mia e sia da parte del mio staff.